piaciuta questa giornata? Ragazze, non vedo più papà. Papà, abbiamo perso, ragazzi. Papà, camminando. Papà. Ragazze, il problema sapete qual è? Che io non so uscire da qui, è troppo grande, non ho il senso dell'orientamento. Era papà che ci portava ovunque qui. Papà! Fammi vedere! Non è che forse è nella casa di prezzemolo? No. Papà! Ragazzi, non riusciamo a trovare l'uscita. Ma non è il Mr. Boo! No! Ma dove si va? Di qua, di là? Dove si va? Papà! Ludo? Ragazzi, eccomi! Papà! Ma vedi? Dove? Quando eri? Hanno chiuso tutte le porte, dobbiamo fare presto! Colpo. Non possiamo cosa? Più uscire! Non c'è nessuno! Hanno chiuso tutte le porte, come usciamo? Non c'è nessuno! Oh, hanno spento anche quella luce! Ti ho anche chiamata! Tu niente! Non mi hai sentito come facciamo neanche qua, ragazze? Non possiamo mica dormire nella casa di prezzemolo! Muoviti, mamma! Staccati tutto, facciamo una corsa! È una cosa seria! Ragazzi, facciamo una corsa! No! Corriamo! Mi ha sparato tutte le luci! Non ci credo! Ma dove vai? Non è di qua! Che dov'è? Cosa è di là? Seguimi! Non mi ricordo più! Come non è ti ricordi, là, papà? È di qua! Non mi ricordo, questi elefanti non votano nemmeno più. Sì, ma non l'abbiamo vista l'andata. Non le abbiamo viste queste all'andata. Io non vedo più un'anima viva, ragazzi. Siamo rimasti solo noi. Guardate. È tutto buio. Guardate, c'è qualcuno? Sento delle voci. Ecco. No, queste cose non sono i proprietari. Ma sono i proprietari, papà. Forse la sicurezza. Andiamo, seguiamo le voci. Seguiamo le voci. Oddio, lo sapevo io che ci perdavamo, lo sapevo io. Mamma. Ma come abbiamo fatto a non renderci conto dell'orario? Ragazzi! Vediamo che ore sono. Non chiudeva alle 8, che ore guardala. Sono? Mamma, vediamo attimo che ore sono, vedi, cavolo! Sono. Appunto, mamma. Vediamo sono le 8:29. No, dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo ancora cenare, cavolo! Guardate, è tutto deserto. Dove si esce? Di qua, di qua, di qua. No, vediamo qui. Là. Dove? Fammi vedere qui. Guarda qui, è tutto deserto, ragazzi, è tutto spento! È tutto spento! Ti ho detto che dobbiamo andare di là e muoviamoci! Scusa, ma tu dove eri andato che non ti vedevamo più? Sono andato a vedere se ho qualche porta che rimaneva ancora aperta, perché io vi ho chiamato e voi non mi avete risposto. Ok, adesso non c'è più nessuno, quindi tu sapevi uscire, che stavano chiudendo! Guarda lì, è tutto deserto! Non litighiamo e usciamo, vi ho detto! Cos'è qua questo rumore? Qua. Andiamo, non si va per di qua, fate presto. Cos'è questo rumore? Oddio, ho paura. Muoviamoci. Come dobbiamo fare per uscire, ragazze? Dove cavolo? Qua, di qua, di qua. Vai di là, nessuno. Oddio. Vai di qua. Forse di là. Di là. Andiamo, andiamo. Ma vai di là. Di qua, di qua. Camminate, di qua. Non è di qua, gli ho detto che è di là. Ma come facciamo, scusate, a capire da dove si esce, che le strade qui sono tutte non uguali al buio? Dobbiamo andare di là, dove siamo entrati è tutto chiuso. Dividiamoci! Ah, già hanno chiuso, già hai visto che hanno chiuso? Per questo vi ho chiamato, per questo non mi trovavate più. Allora, fermi! Dobbiamo trovare dividiamoci un'altra uscita. Ci dobbiamo dividere? No, no, assolutamente no. Poi non c'è, io non capisco, non c'è neanche una della sicurezza. Appunto, ma perché sono tutte andate via, capisci? Appunto. Oh mio capisci? Dio. Qua, oh mio Dio! No, ragazzi, dove cavolo state andando? È di là, vi ho detto! Guarda qui! Se non dobbiamo... Guarda qui! Se non troviamo una via di uscita, vuol dire che dobbiamo stare qua! Tutta la notte! Non ce l'avevo pensato! Seguitemi! Forse dove andiamo, papà? Ragazze, ma sto qui? Sto dicendo che di là c'è la porta... Ragazzi, io vedo tutto troppo silenzioso qui! Non ho mai visto Gardaland così deserto.
Vai. Scappiamo. La sirena. Perché sta suonando la sirena? Che è successo? Dammi la mano, dammi la mano. Piccola. Dammi la mano. Non ti preoccupare, mamma, amore, dopo la trovo l'uscita. Adesso la troviamo l'uscita. Panico. Il castello, guarda. Ok, ok. Allora, forse qui mi ricordo. Sì, stiamo uscendo. Forse l'uscita è proprio lì, ragazze. Sì. Oh. Andate lì, tutto deserto. Ecco, forse qui. Forse qui, ragazzi. Sì. Dai, dai, sopra, sopra. Andiamo sopra, andiamo sopra. Venite. Di qua, di qua, di qua. Correte! Correte! Ok, ok, siamo usciti là. Correte. Siamo usciti, ma non del tutto. Forse dobbiamo percorrere tutte queste scale? Sì, giusto, giusto. Vi ricordate che quando siamo entrate all'inizio avete fatto il giro? Sì, sì che mi ricordo. Quindi magari ripercorrendo la stessa strada troviamo l'uscita. Esatto. Come è chiuso? Che lo stai dicendo? È chiuso. No. No, è chiuso. Venite. Come è chiuso lì? Andiamo. Com'è che hanno chiuso? Dobbiamo scendere. No, questo cancello qui sopra è chiuso. Mi sono anche fatta male il piede. Aia, i lacci, vedi, attacca i lacci. Mantieni un attimo qui, mi sono fatta male. Ludo, dove vai? Ti ricordi la strada? Ma perché? Ludo, Ludo se la ricorda forse. Ludo, te la ricordi? Aspetta, aspetta. Aspetta, mi sono fatta male. Non correte. La fai? Addio, mamma, ha ragione, Ludovica. Dai, 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 dai. No, ragazzi, è chiuso anche qui. È chiuso tutto. C'è nessuno? Apriteci. Ragazzi, provate a bussare. Studio, piano. Oddio mio. Non c'è nessuno. Come dobbiamo fare? Oh, madonna. Forse di qua. No, dove stavo andando? Seguitemi. Vai, Ludo. Sì, sì, è questa l'uscita. È questa, è questa. No. È questa. No. No. Ragazzi, ci hanno chiuso dentro. Ci hanno chiuso dentro, ragazzi. E mo? Come facciamo? Non possiamo dormire qui. Non possiamo dormire qui, è pericolosissimo. Come facciamo? Fa anche freddo, non abbiamo neanche delle coperte. Dobbiamo ancora cenare, io ho malissimo. I negozi sono tutti chiusi, non possiamo neanche cenare. Come facciamo? Oh mio Dio, mio Dio. Lo sapevo. No, amore, no. No, piccolina, non ti preoccupare. E avevo detto, alle 8 ci troviamo all'entrata. Ho capito. Voi per niente. Ho capito. Le giostre, il mangiare. Noi. Niente voi, niente. Noi non mi ascoltate mai. Noi stavamo cercando una via di uscita. Abbiamo perso, ecco, cioè no, nel senso... Va bene, basta. Ho capito, se papà ti dice alle 8 chiude Cardalan, tu alle 20 devi stare lì dove stava l'entrata. Papà, abbiamo perso te. Okay. Abbiamo perso la cognizione del tempo, papà. Ho capito, mamma, ho capito, però... Ragazze, come dobbiamo fare? Non lo so. No, no! Allora, sta la uscita! Bravo! Ok, uscì! No, non ci credo, siamo fuori! Grande Ludo! Sì! Non ci credo, ragazzi, siamo fuori! Grande patata! E vai! Ludo! Bravo! Qua non è l'uscita di Gardala, siamo ancora dentro Gardala. Come? Dobbiamo andare di là a vedere se è aperta la porta, Oh Madonna! No, oh Madonna! Non ci credo. Oh Madonna! Oddio, ragazzi, stanno spegnendo tutto. Ma come, papi, qui non siamo fuori? No. Oddio. Ludo, oh no. Ludo, guardate, metti ragazzi, metti il giubbino che fa freddo. C'è pure più l'acqua! Ma e Ludo, noi domani dobbiamo fare la festa del tuo compleanno. Come facciamo se rimaniamo bloccati qui? L'ultima possibilità. Vieni! Mai successo una cosa del genere, ragazzi. È bruttissimo vedere Gardaland tutto buio. Mai visto Gardaland così? Dove non c'è nessuno. Deserto, buio. Eccolo! È uscita. Ecco l'ultimo cancello. No! È chiuso! Come è chiuso? Pure questo è chiuso. È chiuso! Guardate! Hanno messo il catenaccio. Non ci resta che scavalcare, ragazze. Scavalcare, ma scavalchiamo tutto e andiamo a prendere la macchina. Mamma. Ci arrampichiamo sopra questi cosi. Così, ragazzi. Così.
ma queste cose no, ci male. Facciamo male, no, vi fate male, no, non è possibile. Ma anche facciamo tu anche qua. No, 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 Ludo, no. C'è l'ultima possibilità, seguitemi. Ce n'è? C'è un'altra uscita, Babi. L'ultima, ma adesso mi sto ricordando, è l'ultima. Sì, è vero, di là sono uscita. Sì, Ludo, dite... Dite sempre così, poi in realtà andiamo a vedere cancelli chiusi, catenati. Ragazzi, non ho mai visto quel cancello chiuso. Il cancello è stato... Allora, guardalo, la sicurezza. La sicurezza, andiamo. Salve, volevo chiederle se è tutto chiuso o c'è qualche via di uscita. È tutto chiuso, ormai è tardi, abbiamo chiuso tutti i cancelli, puoi provare là in fondo. Ok, grazie, grazie. Andiamo, andiamo. Grazie. Ha detto che è tutto chiuso. Però lì è aperto. Aperto. Dove è aperto? Ma cosa ha detto? Che era tutto chiuso. Era tutto chiuso. Era tutto chiuso. Era tutto chiuso. Sono quell'unica uscita. Dopo c'è l'altra. Aveva spento le luci, mi sono presa un colpo. Cioè, quindi aveva detto, scusi, c'è qualche via uscita. Mi ha detto, ma è tutto chiuso. Volevo morire. Presto, Ludo! Vedo l'uscita, fate presto! Okay, correte! Ecco l'uscita! Correte! L'uscita! Correte! Vai, presto! Siamo usciti! Siamo usciti! Sì! Vai! Non ci credo! Non ci credo! Infatti, vedi, siamo usciti! Benvenuti! Madonna! Oddio, siamo riusciti ad uscire! Prezzemolo lì! Ludo, sì. Tu hai avuto paura? No! Perché noi non ci arrendiamo? Ragazzi, andiamo. Ci vieni, vieni. Sì, un attimo, ragazzi, scusate. Dimmi. Questa è l'uscita di Gardalan, ma bisogna vedere l'uscita del parcheggio. Abbiamo ancora la macchina lì, eh. Andiamo a vedere. Vero, le transenne della macchina. Ragazzi, non possiamo assolutamente permetterci di non fare la festa di compleanno di Ludo, eh? Esatto! Quindi qui dentro non possiamo rimanere bloccati assolutamente. Esatto, quindi muoviamoci perché Lulu deve festeggiare il suo compleanno, deve avere un sacco di regalini, deve... Aio, mi ha dato un'altra testata. Comunque, deve mangiare la torta, e deve aspettare tutti i suoi amici. Esatto! Che vengono alla sua festa. Ludo, Ludo, ti stai addormentando? Oh, madonna. Guarda, guarda mamma, non c'è più la macchina, guarda. Ok, ragazzi. Spiderina, mi sa che avevi ragione. Qui era pieno di macchine. Non ce n'è più nemmeno una. Ma fermi, fermi, fermi. In tutto ciò, Leo? Leo sta ancora a casa da solo. Amore, ma muoviamoci, basta. Sarà spaventatissimo. Poverino. Fa impressione vedere solo la nostra macchina in questo parcheggio. Papà, ci vuoi adesso fare? Basta, stacca, eh. Cos'è questo rumore? No, mamma, non basta staccare. Non è il caso di registrare in questa situazione. Vogliamo vedere se riusciamo a uscire. Mettete le cinture. Papi, fai presto, papi. Papi, fai presto, andiamo a vedere. Sta andando. Dove è l'uscita? Ludo, la cintura. La cintura. Oh no, sono venuti qua. Uscita, uscita, l'uscita è di là. Aperta? Questa è la sbarra? Sì, aperta, aperta, vai, vai. Ecco, ecco, andiamo lì. No, è chiusa. No! Aspetta, aspetta, fammi vedere. No! No! No, è chiusa la sbarra, come facciamo ad uscire? Cosa? Oddio. Andiamo a vedere se c'è un altro. Ma seriamente? Ma come dobbiamo fare? Possiamo usare? Dove dobbiamo andare? Ludo, la cintura, dammi, dammi! Mettete la cintura. Qui, 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 qui! Ecco! Qui, qui, qui! No! Siamo usciti! L'abbiamo fatta! Siamo usciti! Ce l'abbiamo fatta! No! Adesso voglio andare a casa e sto talmente male. Sto
Aiutami, metti la cintura. Oh, mi sento bene. Sto talmente male, ragazze, che voglio andare a casa adesso. Allora, ripetete con una gomma. Non devo gensare mai. Oddio, oddio, oddio. Fortuna che era. Oh, non ci credo che siamo. Siamo arrivati al McDonald's, adesso sceglieremo quello che dobbiamo mangiare, ecco. Ludo, tu che vuoi mangiare? Io ho McChicken e Lulu il toast. Ludo, tu l'Happy Meal? Abbiamo preso pure i gelati. Sento un odorino veramente eccezionale. Ludo! No, no! Ehi! Mangiare tutte quelle cose. No, aspettiamo! Anche una ora! Ah, ragazzi, faccio una bella domandina. Qual è il vostro panino preferito del McDonald's? Scrivete giù nei commenti. Della community. Leo. Andiamo a vedere Leuccio nostro cosa sta facendo. Adesso ci farà delle feste incredibili. Piano, lo fate male, non aprire veloce. Esatto. Fammi vedere. Va bene, vediamo qui cosa c'è da mangiare. Allora, qui abbiamo delle crocchette di pollo. No, qui abbiamo le alette di pollo. Mm-hmm. Poi abbiamo le crocchette di pollo. Il McChicken che è mezzo disfatto. Mm-hmm. E le patatine. Poi abbiamo la mela, la Coca-Cola. E le patatine, il gioco. Il toast di Ludo. Il toast. Andiamo, dai, su, ho fame. Apriamo. Ci siamo un po' riprese con questo panino, eh? Mamma. Dopo la brutta avventura lì a Gardaland. Ragazzi. Esatto. Buono. Mamma. 3, 2, 1. E mangialo tutto, signorina. Che domani c'è una mega festa da affrontare. Sai quante cose dovrei mangiare? Dai. E dovrei fare, quindi mettiti in forze. Sta mangiando anche il nostro Leuccio, piccolino. Ho una fame. Non sto a credere che non siano ancora. Dopo abbiamo il gelato. Sì. Questo qua pezzo è uscito. Non ci posso credere. Cos'è più buono tra il panino, l'aletta e la crocchetta di panino. Pollo? Panino. Ragazzi, picca un pochettino. No, allora, io mi piacciono più le fatte. Mi piace questo e questo. E questo. E questo. Questo, tutto. Tutto piace a Lulu. Buonissimo. Ma guardate quella Lulu come si mangia quelle patatine. Ma guardatela. Lulu. Ma guardatela quella Lulu nostra come si mangia le patatine. Lulu, tu volevi il McDonald's? Abbiamo preso il McDonald's. Dopo abbiamo anche gelato, eh. Thank you.